E salve a tutti ragazzi, eccoci qui tornati con un nuovo episodio di Heavy Rain. Come al solito vi ringrazio per i like, per il tempo di visualizzazione. Guardate i canali che vi metto sotto in descrizione. Vi ringrazio anche ovviamente per i dislike, che quelli ovviamente ci piacciono parecchio. Adesso facciamo alzare il detective che... scusate, tra l'altro l'avevamo già vista questa parte nell'episodio precedente. Ok, allora, sacco di roba da fa qua. Praticamente ci sono 10.000 interazioni, ne capissi mai una per chi sta seguendo la serie. Potrete capire il mio disagio. Capirete il mio disagio. Allora, stiamo ovviamente indagando su questo assassino dell'origami. Abbiamo degli indizi che stiamo seguendo e... Fanculla. Allora, hanno suonato alla porta, quindi finalmente sta succedendo qualcosa di interessante. Allora, ricordiamoci dove... Mi aveva detto di contattarla se ricordavo qualcosa. Posso entrare? Certo. Venghi, venghi, signora, venghi. Allora... Si accomodi. Si Prego, si accomodi. accomodi, si accomodi. Ma, ok. Perfetto. Allora, dobbiamo parlare con la signora. Il fatto che arrivi sempre prima la panza dell'inquadratura, questo depone sempre a Mi è venuta favore in mente una del cosa. detective. Forse non è importante, ma il giorno in cui Johnny scomparve arrivò questa lettera. Una lettera? Che tipo di lettera? Per il padre di Johnny. Non so cosa c'era dentro, ma la lesse e se ne andò. Fu l'ultima volta che lo vidi. E lei crede che ci sia un collegamento tra la lettera e la morte di Johnny? Così? Ok. Ricorda qualcos'altro in merito alla lettera? Non so perché, ma ho tenuto la busta. Perfetto. Vediamo sta busta. Allora, Niente di speciale. Eccetto l'indirizzo. L'indirizzo? È scritto con una vecchia macchina. Potrebbe essere un indizio. Ok. Grazie. Grazie dell'aiuto. La terrò aggiornata. Aspetti. Non posso starmene qui con le mani in mano mentre lei cerca l'assassino di mio figlio. È da quando l'ho conosciuta che ci penso. Voglio venire con lei, aiutarla nelle indagini. Franco. La risposta è no. Se rifiuta il mio aiuto, mi tengo la lettera. Prendere o lasciare. Pericoloso. Lauren, un'indagine del genere è molto pericolosa. Non posso fare la guardia del corpo. Quanti indizi ha trovato, signor Shelby? Questa busta potrebbe essere la sua unica traccia. Ho capito. È stata una pessima idea, scusi se le ho fatto perdere tempo. Aspetti. Lei è una donna davvero speciale. Devo ammetterlo. Nel Sono solo una senso? madre. Una madre che vuole trovare l'assassino del figlio. Allora, siamo soci? Siamo soci. Sperando che ovviamente non si faccia ammazzare, perché ovviamente ragazzi, di solito finisce sempre così, che qualcuno si fa ammazzare a caso. In questi giochi. Siamo soci, ricordi? Quindi sempre insieme. Eh beh, c'è. Cioè... Che sound, eh? Sentite il sound, eh? Dobbiamo vedere Gordy
Kramer. Kramer? Il pezzo grosso della Kramer Construction. No. Lo vedi quel tipo laggiù? Lo sai che cosa mi ha detto di te? Che ti ha detto? Che bastardo! Adesso gli faccio vedere io! Brutto figlio di puttana! Organizzatori di risse. Vabbè, il vecchio più trucco. Cioè, il vecchio più trucco. Il trucco più vecchio del mondo. Abbia finito per questo episodio. Ve l'avrò tagliato. Spero che non ci sia adesso, perché adesso non lo sento più. Signor Kramer. Shh, è la parte migliore. Ma che cazzo? Mi chiamo Scott Shelby, ma... investigatore privato. Indago sul caso. Ma scusa, ma hai due gnocche vicino che pomiciano e fanno cose e tu ti guardi il film con la gallina? No, ragazzi, vabbè. Fatemi sapere nei commenti. Cioè, hai due tizie vicino, una più bella dell'altra, e te sta a guardare il film con la gallina, ma proprio vabbè. Se questo è l'assassino, veramente un imbecille. Comunque, vabbè. Vorrei sapere che cosa è accaduto al piccolo Joseph Brown. Chi è? Cioè, vabbè. Fuori. Avete capito? Andatevene fuori di qui! Cosa vuole? Pensate, vabbè. Il piccolo Joseph Brown è stato visto salire sulla sua limousine. Quella è l'ultima volta che qualcuno l'ha visto. So che lei è stato interrogato finché suo padre non ha alzato il telefono e il caso è stato chiuso. Gradirei sentire la sua versione dei fatti. Ok. Il ragazzino si era perso. Gli ho solo dato un passaggio a casa. Comunque, raga, questo è un imbecille. Ho chiarito il malinteso e sono stato rilasciato. Fine della storia. Nulla di tanto eclatante, no? Non penserà che io creda a questa favoletta, Kramer. So che non era la prima volta che lei attirava un bambino nella sua auto. So anche che lei era più che un sospetto per la polizia. Se fossi in lei, penserei a qualcosa di più credibile. Ah, ecco. Altrimenti, ah, ecco i gusti. Che si troverà in un mare di guai. Ah, c'ha i gusti veramente brutti. Che mamma mia, sta gente veramente... Molto bene. Sono l'assassino dell'origami. Che? Carico le mie vittime in macchina, le affogo nell'acqua piovana, poi porto i cadaveri in una zona dismessa, gli metto un origami in mano e un'orchidea sul petto. Ma me sta prendendo in giro? Lo faccio perché mi annoio, signor Shelby. E questo è un modo creativo e divertente per svagarmi. Questo le è sufficiente? O devo aggiungere altro? Questa conversazione è finita. Portate via questo buffone! Ma... ovviamente... sì, Marco! No! Di Tirco! Sì, vabbè. Dai. Vabbè. Vabbè, ragazzi, questo è il problema di sti quick time event, non li so fare perché c'è i tasti, cioè sulla tastiera sono difficili da premere a sta velocità, ma che cavolo me l'ha fatto fame.
Allora, scendiamo dal mezzo. Bel posto. Ah, questa era la fabbrica, ovviamente. Allora, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Le pizze le abbiamo prese, le cavolate le abbiamo dette. Direi che il video appunto finisce qui. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like, commentate, condividete, attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi gli altri video e supportare serie e canale. Aiutateci col tempo di visualizzazione. Vi ricordo le live su TikTok per sapere quando siamo live. Guardate le nostre storie Instagram. E noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ah, che bella pisciata. Che bella. Ah, che bella così. Che andiamo.